Nel 2010, una guardia di sicurezza di New York, chiamato Mike, raccontò in un programma radiofonico qualcosa di strano che gli era successo qualche mese fa. Spiegò che una notte, mentre sorvegliava una delle fabbriche, notò come una donna dietro di lui lo stesse inseguendo da ore senza che se ne accorgesse. Era una donna abbastanza normale, l'unica cosa che risaltava era che aveva la pelle molto bianca, tanto da riuscire a vederla anche da lontano. «Ehi, che ci fai qui?» gridai mentre si avvicinava. Volevo farla uscire, ma lei iniziò a contare. Era un conto alla rovescia, a partire da 10. 10, 9, 8, 7. Questo è quello che ho potuto sentire prima di perderla di vista. La stessa situazione si ripete più volte. Partiva da dove aveva smesso di contare. Il giorno dopo iniziò da 6, il giorno dopo da 3, e il giorno dopo ancora ha detto solo 1. Da quel giorno non la vide più, ero sollevato, perché era troppo strano, ma un giorno tutto cambiò. Una settimana dopo stavo cercando di dormire, ero con la mia ragazza, quando nel bel mezzo della notte sentì bussare alla porta. Era abbastanza rumoroso e fastidioso, ma la mia ragazza non si svegliò. Scesi e aprì la porta. Ricordo che rimase paralizzato nel vedere la stessa donna contando di nuovo da 10 e questo mi terrorizzò. Corsi subito nella mia stanza pensando che la mia ragazza era l'unica cosa che poteva calmarmi, ma non fu così. La mia ragazza era scomparsa e in un angolo c'era la stessa donna. Contò la rovescia dal 5, ma non si è fermata all'1, ma ha continuato fino allo 0 e non smetteva di ripeterlo. Non sapevo cosa fare. Così chiamai la polizia e attesi, e quando arrivarono, andai in camera con loro. Con mia grande sorpresa la donna era scomparsa e la mia fidanzata giaceva a letto, morta. A questo punto della storia l'intervistatore gli disse: «Scusi se la interrompo, ma sa dove si trova adesso?» «Sono uno show radiofonico notturno, vero?» «No, sei in galera per aver ucciso una ragazza. Nessuno ti stava inseguendo. Sei stato tu a inseguirla. Tu l'hai uccisa in casa sua e non era la tua ragazza.» Cos'è che sei disposto a dare per sapere che tua figlia tornerà oggi a casa sana e salva? Glielo domandai mentre stringevo stretto la mia cravatta. Guardò le 3 fotografie che avevo messo sul tavolo accanto a lui. Una di sua figlia Susie che scendeva dall'autobus. Una di Susie sulle altalene. E un'altra di Susie che parlava con un uomo vicino a un furgone. «Qualsiasi cosa», sussurrò, mentre le lacrime scendevano sul suo viso. «Darei qualsiasi cosa.» «L'ho già sentito dire molte volte, ma per tua fortuna voglio solo una cosa.» Aprì la mia valigetta e tirai fuori un macete arrugginito. «Voglio la mano destra.» Ho guardato i suoi occhi, cercando di leggere cosa gli passava per la mente. Il momento della verità arrivò. Mi guardò per alcuni secondi e capì che aveva preso una decisione. Mentre tremava, allungò il braccio destro sul tavolo. «Ammirevole, ma per pagare il prezzo è necessario che tu lo faccia da solo.» Aspettai. Si avvicinò lentamente al macete, tirò un respiro profondo e sollevò la lama in aria. Urlò e pianse, ma lo fece. Dopo parecchi colpi la mano infine si separò. «Meraviglioso!» Sorrise mentre crollava sanguinante e afferrò il moncherino frantumato, che ora era il suo braccio destro. Ho preso la mano, il macete e le foto macchiate di sangue. Ho messo tutto nella mia valigetta. «È commovente sapere quanto la ami», disse totalmente serio. Mi alzai per andarmene. «Aspetta», gridò quasi senza fiato. «Cosa ne sarà della mia Susie?»
Sono felice di dirti che tua figlia sarà a casa sul suo solito autobus delle 15:30. Io stesso l'ho vista salire. Mi guardò con gli occhi sgranati. Pensavi che l'avesse rapita? Io non farei mai del male a un bambino. Per chi m'hai preso? Per un mostro? La casa era abbastanza grande anche per loro due, mamma e figlia. La bambina aveva solo 8 anni e si sa che i bambini hanno una grande immaginazione. E Giulia ne aveva anche troppa, questo secondo sua madre. Il motivo era perché Giulia parlava spesso da sola, sentiva strane voci. E quando gli chiedeva con chi parlava, lei rispondeva con la sua amica immaginaria. Come dicevo, la casa era grande. Al primo piano c'erano le stanze da letto e al piano terra la cucina e il salotto. Giulia giocava sempre nella sua stanza, al primo piano in fondo al corridoio, e quando la sua mamma la chiamava, tardava sempre a scendere. Un po' perché era presa dal gioco e un po' perché le faceva fatica a scendere. «Giulia, vieni a mangiare!» urlava la mamma. Dopo 10 minuti di attesa Giulia scende. E durante la cena racconta alla mamma cosa aveva giocato insieme alla sua amica immaginaria. Ma ormai la mamma non ci faceva più caso, era sempre la stessa storia. E questa era la prassi tutte le sere. Passarono i giorni e una sera Giulia sentì chiamare sua madre. «Giulia, vieni a mangiare!» Giulia continua a giocare. «Giulia, vieni a mangiare!» Giulia non risponde. «Giulia, vieni a mangiare!» Giulia finalmente si decide, esce dalla sua stanza e comincia a camminare lungo il corridoio. E mentre sta per arrivare alle scale, da una porta della stanza, una mano la afferra dalle spalle. Giulia, un po' sorpresa, si gira rapidamente per vedere chi è sua madre. Ha uno sguardo serio, la faccia pallida come chi avesse visto un fantasma, la tira verso di sé e li sussurra come chi non vuole farsi sentire. «Non scendere, l'ho sentita anch'io». Fatemi sapere nei commenti quale delle tre vi è piaciuta di più. Da Destino è tutto, vi saluto e vi do la buonanotte. Se il video ti è piaciuto, dagli un like, iscriviti o lascia un commento. Questo mi aiuterà a caricare altri video. Grazie.